Uno degli elementi più antichi delle gare in pista e che ancora oggi svolgono una parte cruciale all'interno dei Gran Premi di Formula 1 sono le segnalazioni dei commissari ai piloti. Durante una gara, infatti, non sempre è possibile per un pilota rendersi conto delle situazioni in pista e così i commissari di gara posizionati in numerosi punti del circuito durante ogni corsa sono muniti di un set di bandiere per le segnalazioni più importanti ai piloti. Negli ultimi anni vengono utilizzati anche sistemi luminosi che forniscono informazioni riproducendo le stesse bandiere digitalmente. Ogni bandiera ha un significato diverso per ogni colore, ma quella preferita da tutti è senz'altro la bandiera a scacchi. La reazione dei piloti alla bandiera a scacchi è istintiva, è qualcosa che conoscono da anni. La bandiera a scacchi vuol dire infatti fine delle prove o della gara, il combattimento è finito. La parte migliore della gara, oltre alla partenza e a quando combatti e superi qualcuno, è quando arrivi per primo davanti a quella bandiera, quindi la bandiera a scacchi è la mia preferita. Ci sono molte altre bandiere che vanno mostrate ai piloti e il motivo per cui le usiamo è che loro sono schiacciati a terra dentro il cockpit e vanno a 300 all'ora, quindi abbiamo bisogno di un sistema di comunicazione chiaro e semplice. Una delle bandiere più importanti è quella gialla. La bandiera gialla può indicare che c'è un incidente in pista o una macchina bloccata in traiettoria con i commissari che lavorano in pista. Quindi indica di fare attenzione ai piloti per la parte successiva della pista. La safety car esce in pista per neutralizzare la gara e assicurarsi che un incidente non ne causi un altro. La bandiera blu può essere molto bella o molto brutta, perché se sono io il doppiato è davvero orribile, ma se sono io che sto doppiando qualcuno vuol dire che sto andando molto bene e magari sto guidando la corsa. La bandiera nera e bianca, nessuno vuole vedere una di queste, perché significa condotta antisportiva. Le bandiere per i piloti hanno la stessa funzione che su strada hanno i segnali stradali o i semafori. La cosa importante è che queste bandiere vengono usate per la sicurezza dei piloti e dei commissari in pista e vanno rispettate per la sicurezza di tutti, proprio come in strada. Beh, chi è arrivato primo? Ah, credo un pari. Dici, credevo di aver vinto. No, stavolta siete pari. Vabbè, teniamoci il pareggio.